Bella a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, io sono RealFilm e oggi siamo qui con un nuovo video. Però prima di cominciare, sigla! Prima di cominciare col video però ragazzi volevo dirvi che sono davvero tanto raffreddato e quindi se sentite la voce un po' intasata è perché appunto sono raffreddato. Oggi ragazzi parleremo di un argomento veramente importante, ovvero di tutto ciò che serve per realizzare un video decentemente, diciamo. Allora ragazzi, ciò che serve per realizzare un video si divide in tre categorie: la prima il video, la seconda l'audio, la terza le luci. Inizio col dirvi che sulle luci ci avevo già fatto un video a riguardo, però oggi approfondiremo di più questo argomento. Vi lascio il video che avevo già fatto qui in alto a destra. Partiamo subito con il video. Allora ragazzi, per creare un video su YouTube ovviamente serve una telecamera, che può essere una reflex, una mirrorless come quella che sto usando io in questo momento, uno smartphone, un telefono qualunque, un tablet e le videocamere tipo quelle dei papà che vanno a riprendere le figlie a saggio di danza, no? Per realizzare dei video di alta qualità appunto ci servono dei mezzi di alta qualità. Per esempio lo standard su cui gira YouTube è dall'HD al Full HD all'Ultra HD, ovvero 720p, 1080p e 4K. Io ora, come vi ho già detto, sto registrando con una mirrorless che è la Sony Alpha 6000, però sto registrando anche il backstage con una reflex che è una Canon EOS 60D, con un obiettivo 10-18. Quindi ragazzi, ricapitolando tutto, per registrare un video bisogna avere delle macchine da presa di alta qualità, perché sennò gli utenti di YouTube faticheranno a guardare il vostro video. Ora passiamo all'audio. L'audio può essere registrato in diversi modi. Il metodo più utilizzato per registrare l'audio in generale è quello di utilizzare i microfoni shotgun, che si dividono in due tipi, ovvero questo tipo che è un Rode con attaccato all'asta, che andrebbe utilizzato tipo così, ok, che io non sono capace di tenere e mi fa male la spalla, e il secondo tipo è quello che si attacca direttamente alla reflex, che è un attimo che lo vado a prendere, ovvero questo microfono qua che è sempre della Rode, però si attacca direttamente alla reflex così non c'è bisogno di sincronizzarlo in post produzione come dovrò fare io adesso. Quindi questi qua sono i due tipi di microfoni shotgun che vengono utilizzati per registrare l'audio. Il secondo metodo per registrare l'audio, non fare le entrate. Chi è? Yofu. Dica. Oh. Eh? Vienici. No, sto registrando un video, sei finito nel video. Davvero? Sì. Bella. Saluta YouTube. Bella. Dai, YouTube, 140 persone, dai. Il secondo metodo per registrare l'audio, che anche esso è utilizzato da molte persone, è quello di utilizzare i microfoni lavalier, ovvero quello che sto utilizzando io per esempio adesso. È di buona qualità e praticamente non si vede, perché è comunque addosso alla persona, però non si nota tanto. Il terzo metodo per registrare l'audio, che è anche questo professionale, è quello dei microfoni a condensatore, ovvero come per esempio questo. Io ho a disposizione questo, che è un Tascam, che funziona sia da registratore e sia da microfono. Infatti, come vedete qua in alto, ha due microfoni direzionali e panoramici. Il metodo invece più economico per registrare l'audio in modo discreto, diciamo, è quello di utilizzare il registratore del telefono collegato a delle cuffiette, ovvero utilizziamo dei semplicissimi auricolari con il microfono e facendole passare sotto la felpa, tenendo il microfono qua e attivando la registrazione dal nostro cellulare, riusciremo ad avere comunque un audio abbastanza pulito. Passiamo invece adesso alle luci. Le luci sono, diciamo, la cosa più fondamentale per registrare un video, perché senza luci non si va da nessuna parte. Anche senza l'audio e il video non si può registrare, però le luci sono indispensabili. Allora, le luci, come avevo già detto nel precedente video, si dividono in due fasi, ovvero quelle naturali e quelle artificiali. Quelle naturali, stiamo parlando ovviamente della luce del sole, che è molto utile per riprese in esterno ma anche in interno. Se per esempio abbiamo a disposizione dei riflettori, potremmo riflettere la luce del sole, magari che entra da una finestra, e proiettarcela addosso. Invece passiamo adesso alle luci artificiali, che sono le più usate da tutti. Io in questo momento sto utilizzando tre softbox, uno che ho qua in alto, poi ne ho uno qua da parte e qua. In teoria queste due luci qua vengono definite backlight perché non illuminano me ma illuminano il fondo, che è uno sfondo bianco, e illuminano appunto lo sfondo e quindi vengono chiamate backlight, ovvero
dietro luci. Il secondo tipo di luce artificiale, oltre ai softbox, sono le alogene, che sono queste cose qua che pesano abbastanza, che sono appunto delle luci calde solitamente, che funzionano come funzionano i softbox, ovvero li possiamo mettere come backlight, fill light, key light, come vogliamo insomma. Però cacciano tanto 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 caldo. I softbox invece vengono chiamati appunto softbox perché attenuano la luce che viene emessa da queste qua. Cioè non proprio da queste qua, però all'interno dei softbox ci sono delle luci che sarebbero come queste senza il pannello davanti bianco che le attenua. Il terzo tipo di luce artificiale che viene utilizzato appunto per illuminare la scena è questo tipo di faretto, ok? Con cui possiamo regolare l'intensità ed è diciamo il metodo più economico per illuminare la nostra scena. Questo tipo di faretto si attacca direttamente alla reflex in modo da fare anche riprese in esterna, perché ovviamente non possiamo portare in esterna tutte queste cose giganti. Queste qua vengono utilizzate per lo più in studio, come sto facendo io adesso. Ma se io dovessi fare una ripresa in esterna dove c'è poca luce, questi qua sono perfetti e sono pure economici, perché questo qua credo che costi sulle 30 euro, non di più. Quindi detto questo, spero che abbiate capito più o meno come realizzare un video. Io vi dico già che ci sarà una serie in cui parlerò di ogni particolare dell'audio, del video e delle luci. Ovvero parlerò in un video principalmente dei softbox, parlerò in un video principalmente delle reflex, parlerò principalmente in un altro video del microfono lavalier. Insomma, parlerò di molte cose in diversi video. Io con questo ho finito, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto appunto lasciate un like, scrivetemi dei commenti se nel caso avete bisogno di aiuto, tanto io sono sempre disponibile, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!